Buongiorno e ben ritrovati a tutti. Oggi siamo in compagnia di Fabrizio Basciano, che voi avete già conosciuto perché è stato ospite della nostra emittente intervistato da Mario Vitale tempo fa. Oggi siamo venuti a trovarlo all'interno dei suoi studi di registrazione e di composizione perché, essendo una mente vulcanica ed eclettica, possiamo dire così, ha prodotto un altro lavoro. Si tratta di un ebook, un lavoro subacchiato, ma prima di parlare di questo vorrei cercare un attimino di descrivere innanzitutto chi è Fabrizio Basciano, perché è una figura molto particolare, soprattutto per un territorio come il nostro. Come ti definiresti innanzitutto? Un compositore, un musicologo, un musicista, un cantautore? Dici un po'. Già dire compositore, innanzitutto buongiorno a tutti. Già dire compositore è dire tanto, insomma. Quindi poi dipende. Il fatto è che il percorso di studi che ho compiuto mi ha dato diversi ordini di competenze, quindi poi alla fine è anche naturale che magari dalla composizione, dalla saggistica su quelli che sono i compositori che magari ti piacciono di più oppure le cose che ti interessano, poi ti impegni anche nel campo dell'organizzazione magari, quindi l'Associazione Culturale Dante Arte, il fatto di dirti operatore culturale e cercare di operare su un territorio abbastanza difficile sotto questo punto di vista. A proposito di questa definizione di operatore culturale, tu diciamo sei stato colui che ha fatto un po' leva affinché si utilizzasse innanzitutto questo termine e poi magari si tentasse appunto nell'organizzazione di eventi e quant'altro di dare spazio a chi è operatore culturale piuttosto che a chi si improvvisa in questo campo, vero? Sì, questo diciamo che ho affrontato questo argomento prendendo a modello quelle che sono le istanze di paesi sotto questo aspetto, sotto questo punto di vista, un po' più avanzati del nostro, come per esempio in Germania, dove questa figura è riconosciuta, ha un riconoscimento, quindi diciamo che in ambito lavorativo esistono anche albi e quant'altro. E bisognerebbe far sì che questa cosa diventi una prerogativa nel nostro paese, non tanto nel nostro paese, proprio quanto in tutta la penisola, perché siamo il paese che potenzialmente potrebbe campare più di tutti quanti gli altri paesi del mondo messi insieme, però, non singolarmente. Cioè proprio abbiamo una tradizione culturale pazzesca, se ci pensiamo è una roba incredibile. Il problema è sperare che il politico di turno, diciamo la classe politica, diventi un leggermente più sensibile rispetto a questo argomento, perché potrebbero guadagnarci tanto, forse non l'hanno ancora capito. Effettivamente abbiamo anche un numero altissimo in Italia di laureati in materie umanistiche, quindi che hanno a che fare con la cultura. Eppure spesso non solo non faticano a trovare lavoro, ma a volte vengono anche derisi per la serie grazie che sei un precario piuttosto che non riesci a trovare un'occupazione perché ti sei laureato o al DAMS piuttosto che in lettere e così via. Invece forse ciò che è sbagliato è il sistema, perché ci sarebbero insomma i canali in cui dirottare tutte queste energie, a partire dal patrimonio culturale italiano che a partire dai beni culturali è tra i più importanti insomma del mondo, fino poi a tutte quelle forme di cultura, dai festival, alle rassegne, concerti e quant'altro, che se organizzate a dovere potrebbero insomma essere un grandissimo bacino di forza lavoro. Sì, il più importante, cioè proprio veramente, l'Italia ha il patrimonio più vasto del pianeta, 50% dei beni UNESCO stanno in Italia, cioè sono cose che ormai sentiamo pure quasi come mantra in televisione, no? Però nessuno agisce affinché questo poi possa fruttare veramente. E racconto solo un piccolo aneddoto. Gli inglesi vengono in Italia, a Pompei, si fanno dare una serie di reperti dalla nostra sovrintendenza archeologica, se li portano al British Museum, organizzano una mostra su questi reperti e fanno un sacco di soldi.
utilizzano un 10% di quel ricavato per rilanciare, dice non ci basta quello che abbiamo guadagnato, vogliamo guadagnare ancora di più, perché ci sanno fare, e vanno a girare un documentario che poi lo girano in 3D su Pompei, che adesso stanno smerciando in tutto il mondo, guadagnandoci una cifra immensa di denaro. Allora loro fanno questo con i nostri reperti, noi non siamo capaci di farlo con le cose nostre, a casa nostra. Oltretutto la maggior parte dei documentari di storia che riguardano Pompei piuttosto che insomma la storia romana eccetera sono effettivamente girati all'estero, poi arrivano da noi già preconfezionati, ci mettiamo solamente dei doppiatori e facciamo parlare gli altri di noi, di quello che è la nostra storia. Assolutamente sì. Quello che dicevi tu prima, noi abbiamo una tradizione umanistica fortissima. Quindi il fatto di studiare lettere piuttosto che insomma musicologia, dams, eccetera, deve essere quasi una cifra, proprio un plus valore. Il nostro sistema educativo, la nostra scuola, per come è stata concepita, era veramente negli anni 50 il sistema educativo più avanzato al mondo. Adesso siamo regrediti in maniera incredibile. Questo per colpa delle politiche sbagliate, non è colpa di un paese che non vuole lavorare, che non vuole... La gente qui vuole lavorare, la gente qui vuole fare, il problema sono le politiche che sono sbagliate. Speriamo di rimetterci in carreggiata, non possiamo fare altro, nel senso le menti ci sono e sono sicura che continueranno ad esserci. Certo, se si adottano delle politiche sbagliate si rischia o di sprecare dei talenti, delle menti, oppure addirittura di scoraggiarle, come sta avvenendo, molti ragazzi non si iscrivono più all'università o rinunciano a quelle che sono le loro ambizioni perché comunque le ritengono ormai quasi delle velleità. Sì, no, dici benissimo, è una cosa, cioè nel senso quando poi si arriva veramente alla parte più bassa della parabola discendente, perché è chiaro che insomma siamo in questa parabola discendente, però poi quando si arriva nella parte più bassa ci deve essere per forza il riscatto, quindi io credo che questo riscatto cominci a vedersi all'orizzonte. Nel senso abbiamo toccato il fondo, possiamo solo risalire. Assolutamente sì, no, di questo ne sono veramente convinto, all'orizzonte si vede qualcosa. Bene, io ci tenevo un po' a fare questo quadro e questa parentesi proprio perché so che viviamo in una città ma anche in un contesto che è particolare, però allo stesso tempo è ricco sì, di iniziative e di talenti, di persone che possono e potranno fare molto. Però appunto c'è anche dall'altro una sorta di vento che spinge in senso opposto per la serie lasciate perdere, tanto non c'è lavoro. Tanto non ci sono possibilità, tanto le lauree non servono a nulla, non serve studiare, non serve impegnarsi. E questi sono messaggi che sono decisamente controproducenti, perché se vogliamo andare avanti, se vogliamo risollevarci, bisogna anche rimboccarci le maniche, crederci e anche per quanto riguarda appunto noi giovani avere chi crede in noi, non basta che siamo da soli insomma a credere in noi stessi. Tornando invece per quanto riguarda al lavoro di cui vogliamo parlare oggi, che è un ebook che è stato scritto da Fabrizio, uscito da pochissimo, a marzo, vero? Il 2 di marzo, se non sbaglio, sì, più o meno. Ok, l'argomento è decisamente Battiato, che dico decisamente perché è un lavoro impregnato su di lui, ma poi perché non è la prima volta che Fabrizio si dedica a questo cantautore e anche filosofo, possiamo dire. Innanzitutto a partire dalla tua tesi di laurea, se non sbaglio. Sì, il discorso parte da lì. Tra l'altro fu una tesi nella facoltà di Lettere e Filosofia a Roma, specialistica di musicologia, e fui molto osteggiato dai miei professori per questo tipo di argomento, perché si sa che insomma musicologia ci si concentra su altro, non sulla musica considerata leggera, perché poi vai a vedere cosa è veramente leggero e cosa è veramente colto, no? Spesso e volentieri ci sono delle sinfonie che sono veramente di una superficialità e di una... eppure è considerata musica colta. C'è della musica leggera che invece è molto più di spessore, tante volte, di una qualsiasi sonata romantica, per dire. Quindi questo autore a me diciamo mi ha sempre
preso, mi ha sempre emozionato da una parte, ma interessato dall'altra. Non tanto, ma sicuramente sì, per i testi, per le parole, per i discorsi che porta avanti nei suoi brani, ma anche per i procedimenti musicali, per la qualità della musica, per la conoscenza che ha del fatto tecnico musicale, che insomma si sente, anche un profano quando ascolta Battiato capisce che insomma non è di fronte al cantautore con la chitarra e con la voce, insomma ci sono degli arrangiamenti, delle orchestrazioni veramente interessanti, si vede che è uno che ha curiosato molto nella musica classica, nella musica colta, è uno che dice di ascoltare solo musica classica, si capisce. È uno che sperimenta anche. Moltissimo. Infatti questo libro si concentra proprio sulla fase sperimentale di Battiato, i suoi anni 70, che è quella decade nella quale lui, diciamo, primo in Italia si munì di questo nuovo strumento che era il sintetizzatore portatile, andò a comprarlo, un aneddoto simpatico, andò a comprarlo a Londra da Peter Zinoviev, che l'aveva prodotto, questo ingegnere musicista, il quale l'unico altro modello che aveva venduto l'aveva dato ai Pink Floyd un mese prima, quindi lui prese il secondo modello Battiato, tornò in Italia, iniziò a sperimentare con questo strumento e fece questi album, Fetus il primo, Pollution il secondo, poi sulle corde di Aries, Click eccetera, e questo libro parla di questa fase di Battiato senza la quale anche gli album che poi sono venuti dopo, gli album pop, L'era del cinghiale bianco, La voce del padrone, eccetera, non sarebbero stati, non avrebbero avuto quello stesso spessore, perché questo è il momento in cui Battiato veramente decostruisce tutto il discorso della canzone e per il tramite dello strumento elettronico arriva a dei risultati, quantomeno per il tempo, completamente inaspettati. Quindi se non ci fosse stata questa fase sperimentale così importante, poi non avremmo avuto quei successi pop, forse anche Bandiera Bianca, insomma, quelli che poi sono forse più rinomati, un po' più conosciuti. All'interno di questo libro c'è anche un'intervista a Franco Battiato, vero? Sì, è un'intervista che realizzai proprio per la tesi di laurea. E trovai il contatto di Battiato tramite l'ufficio stampa, bla bla bla, e insomma praticamente realizzai questa intervista che non c'è da nessun'altra parte, è solo su questo libro. Sono una serie di domande su tre argomenti diversi. Poi al tempo lui usciva con l'opera, la prima opera lirica in ologrammi, il Telesio, che portò proprio al Rendano di Cosenza, quindi territorio calabro, commissionato dal Rendano di Cosenza, dal comune di Cosenza, per il tot anniversario della morte di Bernardino Telesio. E praticamente sì, c'è tutta una serie di domande sul fatto tecnico musicale da una parte e sulle sue scelte stilistiche dall'altra, sulle sue posizioni nei riguardi della filosofia adorniana. Sappiamo che un filosofo come Adorno ha influito tantissimo su quella che poi è stata la divisione tra musica colta da una parte, musica leggera dall'altra, per quanto riguarda tutta l'accademia, i musicologi, eccetera. E Battiato, sia lui che il da poco scomparso Manlius Galambro, compagno di Battiato, compagno artistico di Battiato per più di 21 anni, si pongono abbastanza contro la filosofia adorniana, e questo io l'ho sempre apprezzato. Bene, quindi questa intervista che tu avevi realizzato ai tempi della tesi, che viene invece adesso riprodotta integralmente all'interno di questo volume. A proposito poi delle tue invece composizioni musicali, che vorrei ricordare, so che Battiato ha anche in un certo senso recensito i tuoi lavori, vero? Lui, a partire dalla tesi di laurea, abbiamo iniziato questo rapporto epistolare, praticamente, epistolare, via mail, un epistolare moderno, elettronico, e praticamente sì, lui mi segue in questo lavoro, anche in quello che sto preparando adesso, che è un album, si chiama Klar, con la K, che in tedesco significa lucido, e uscirà credo per il mese di giugno, e lui ha questa pazienza e questa disponibilità veramente rare a ogni volta ricevere questi brani, ascoltarli e a darmi dei feedback di una precisione
assurda, ma anche da un punto di vista, per esempio, abbassa di tot decibel il pianoforte, togli un po' di bassi, le voci secondo me hanno troppo riverb, cioè cose veramente tecniche e dettagliate, il che denota il fatto che sta lì ad ascoltarli attentamente questi brani. Qual è stato invece il lavoro che ha definito, se non sbaglio, cinematografico? Cercando un po' su qualcosa su di te, su internet, ho trovato anche questo. Causa della Genesi della Luna, che è un brano delle Sette Perle di Belzebù, e se non ricordo male, il numero 3, e che lui disse appunto, gli piacque questo brano, e mi disse, questa è musica per cinema, questa è musica per film, potresti utilizzarla in qualche modo. Poi ho detto, se mi mancano i contatti per poter arrivare alle case di produzione cinematografica. Invece no, la cosa forse veramente più bella è stata per Self Awareness, un brano per clarinetto, pianoforte e archi, per il quale lui mi ha detto, qui hai raggiunto la tua maturità stilistica. E lì, anche perché quando uno come lui, insomma, cioè che non è il maestro di musica della scuola accanto, ti dice, lì hai raggiunto la maturità stilistica, è come se ti desse un paletto, ti dice, concentrati su questo modo di fare musica, ti dà una direzione. Ricordiamo un po' quali sono stati i tuoi album, i tuoi lavori. Allora, i primi tre non li considero più, quindi li dimentichiamo, li mettiamo nella... Dal Caos all'Armonia del 2011, Le Sette Perle di Belzebù 2013, Otto Pezzi Brevi 2013, e adesso sto preparando questo Clar, del quale sono felice perché ho coinvolto diversi musicisti del territorio, chitarristi, cantanti. Voglio ricordare Salvatore Perri, Valentina Ielà, Gian Domenico Ferrise, il Coro Sinfoni Istituto Sebastiano Guzzi, dimentico qualcuno, Antonio Matarazzo che registrerà il pianoforte in un brano, e spero di non dimenticare nessuno. Se dimentico qualcuno, uccidetemi. Torniamo invece al ebook. Innanzitutto ricordiamo il titolo, Gli anni 70 di Battiato, tra popular music e avanguardie colte. Innanzitutto, per chi volesse acquistarlo, come deve fare? Basta andare su Google, scrivere il titolo, Gli anni 70 di Franco Battiato, ed è disponibile su tutti gli store, da Amazon, veramente tutti. Un motivo per cui bisognerebbe acquistarlo, uno per gli appassionati di Battiato e un altro per chi non conosce Battiato. Uno per gli appassionati di Battiato, sicuramente il fatto che si parla di un periodo del quale finora non si è parlato pochissimo, e soprattutto se ne parla da un punto di vista musicale e non semplicemente dal punto di vista del gossip, ovvero delle vendite, eccetera. Quindi si dà dignità a qualcosa che finora è stata narrata semplicemente da un punto di vista molto più forse superficiale. Questo per gli appassionati di Battiato. Per i non appassionati di Battiato, no? Com'è che... Sì, un'altra era per chi magari non, o comunque non conosce, ma ha menadito Battiato, magari non... E approfondire un autore interessantissimo e soprattutto vedere cosa succedeva in Italia negli anni 70, perché sono successe delle cose meravigliose. Poi negli anni 80 è arrivata la discoteca, ma negli anni 70 c'è stato tanto. Anche perché in questo libro non si parla poi solo di Battiato, ma di tutto il contesto. Quindi il rock progressive anni 70, la PFM, il Banco del Mutuo Soccorso, tutto quel movimento lì. La cosmische music tedesca, la musica cosiddetta cosmica tedesca, il krautrock, i Pink Floyd, quindi c'è tutto. Si possono trovare tanti, tanti bei spunti, sì. Senti, tu ti sei formato fuori, a Roma appunto. Ti sei mai pentito di essere ritornato a Lamezia? Ci sono degli alti e dei bassi, eh? Ci sono alti e bassi. Sono dei momenti in cui dici, chi me l'ha fatto fare? Decisamente sì, perché prendersi in giro? No, da certi punti di vista assolutamente no, perché ci sono dei rapporti umani qui che sono impagabili. Veramente, le cose bellissime. Da altri punti di vista... Sai cos'è? Io porto sempre ad esempio una cosa che poi ergo ad emblema della negatività dello stare in Calabria, ed è qualcosa che difficilmente è cambiabile, insomma. Noi siamo in una regione che non ha un auditorium, uno, in tutta una regione,
Cioè, una città come Napoli, per non parlare delle città del nord Italia, per restare al sud, vanta diversi auditori. Noi qui come auditorium abbiamo la solita palestra della scuola utilizzata per, non esiste ancora ad oggi una struttura pensata per la musica, che non sono i teatri, perché i teatri nascono come teatri di prosa e tra l'altro non hanno più stagioni teatrali, ma quello è un discorso della crisi, eccetera. Quindi, vabbè. Ma un auditorium, un luogo pensato e costruito per la musica, non esiste. Quindi un calabrese che volesse ascoltare il concerto di musica, bla bla bla, deve come minimo andare o a Catania o a Napoli. Questo è veramente inconcepibile, non siamo in Europa. Assolutamente, oltretutto poi tu hai citato altri luoghi del sud, quindi evidentemente ci sono delle altre città che danno peso a queste strutture per poter appunto fare cultura e avviare anche quel processo che dicevamo prima, quel circolo virtuoso che fa in modo che si possa fruire della cultura ma allo stesso tempo che se ne possa vivere. Circolo virtuoso. Guarda, mi soffermo un attimo su questa cosa che hai detto, che è importantissima, invece di circolo vizioso. Poco tempo fa c'è stato Sanremo, hanno invitato Fabio Fazio, quest'anno era fissato con la bellezza, no? Quindi chiedeva a tutti quanti cosa, certo, la bellezza. Ecco, che però è interessante come stimolo, no? Per riflettere. Allora a un certo punto arriva Gian Antonio Stella e gli chiede: senti, io sto chiedendo a tutti cos'è la bellezza e te voglio chiedere un esempio di bruttezza. Gian Antonio Stella, non con parole sue, riporta le parole di un vescovo di Locri. Questo vescovo di Locri diceva: come può un ragazzo che cresce in mezzo all'abusivismo, all'estorsione, alle bombe, agli omicidi, eccetera, puntare alla bellezza? Ma è un discorso normale, è un sillogismo aristotelico semplice proprio, no? Sai cosa hanno fatto? Hanno querelato Gian Antonio Stella per aver riportato le parole del vescovo di Locri. Ora dico io, no? Se questa energia che hanno messo nella querela la mettessero ogni volta che vedono una casa abusiva oppure che vedono la spazzatura trasbordare, eccetera, non sarebbe meglio? Assolutamente. Ti faccio una domanda che è un po' qualcosa di politico, ma secondo te la bellezza o l'attenzione per la bellezza è di centrodestra o di centrosinistra? Vogliamo sfatare qualche mito oppure vogliamo dare un contributo ad alcuni miti che già ci sono in merito? Tu sai meglio di me che le personalità fantastiche sono state da tutte e due le parti, perché sia il centrodestra che il centrosinistra hanno vantato delle personalità bellissime. Il problema è la bassezza o l'altezza, che poi quello è la società come ti forma. Perché io ricordo, storicamente parlando, dei personaggi di centrodestra meravigliosi, dei personaggi di centrosinistra meravigliosi. Il punto è, perché poi riflettevo questa mattina, no? E dicevo: vedi, alcune volte le stesse parole, gli stessi discorsi, tu li senti fare da un sacco di persone, però se a parlare di libertà è Gandhi è un conto, se a parlare di libertà è Berlusconi è un altro conto. Cambia, capisci? Proprio a seconda dell'emittente, proprio, no? Ci sono oggi in Italia, secondo me, dei personaggi che veramente di umano non hanno nulla. Nulla, proprio sono veramente sotto la... Poi speriamo bene per il futuro. Cambiando decisamente argomento, qualche tempo fa tu sei stato un po' sulle pagine dei quotidiani per la vicenda dell'edificio, dell'immobile di via degli Oleandri. E senza, diciamo, voler fare polemica, è però uno degli episodi che ha poi penalizzato chi voleva fare cultura e aggregazione in questo senso a Lamezia. Vogliamo tentare un po' di riassumere la vicenda? Sì, magari invece di riassumere la vicenda dico semplicemente cosa è successo proprio in brevissimo, nel senso... Per chi non lo sapesse, c'era questo stabile e un gruppo di associazioni chiedevano un luogo comunale, quindi di tutti, perché spesso si dimentica questa cosa: i luoghi comunali sono luoghi di tutti, se uno paga le tasse ha un diritto in un certo senso, quindi se uno propone progetti, attività, eccetera, vuole fare, soprattutto da parte dei giovani che insomma cercano di contrastare alla questa maledetta crisi cercando di proporre progetti, bisognerebbe premiarli in qualche modo, no? Allora
si cercava uno spazio. Le associazioni che si erano messe insieme erano tante, quindi tante persone, tanti giovani, tante competenze, tanta professionalità. Si cercava questo spazio, ci fu indicato da parte dell'amministrazione del Comune di Lamezia Terme quello spazio famoso, il celeberrimo di Via degli Oleandri, e per il quale ci fu detto che doveva essere comunque messo un bando, ok? Un bando per l'assegnazione. Nel senso, non possiamo darvi questo stabile così tout court, ma dobbiamo appunto fare un bando, un avviso pubblico, dopodiché se voi risultate assegnatari possiamo darvelo. Il che ci rallegrò, perché diciamo finalmente, vedi, delle pratiche democratiche, meritocratiche, si fa un bando, il migliore vince. E dopo aver aspettato per circa 2-3 anni questo, che venisse emanato questo bando, a un certo punto viene praticamente assegnato lo stabile per via diretta all'associazione Antiracket Lamezia. Ne salutiamo il micio Mario, se vuoi farla vedere. Ah, eccola, è arrivata. Ci è venuta a salutare. Sì, vabbè, ma lei è molto soggevole. Vuole partecipare all'intervista? Si chiama Pellen. Ciao Pellen. Una trovatella. Una trovatella. E questo stabile alla fine praticamente in barba ai propositi del bando, delle vie democratiche, meritocratiche, eccetera, è stato assegnato per via diretta all'associazione Antiracket Lamezia con la scusa di non perdere un finanziamento di 800.000 rotti euro del governo centrale per le politiche antiracket, appunto. Non dimenticando però che insomma quello non era l'unico stabile usufruibile, quindi ce ne sono tantissimi, e visto che quello stabile doveva essere oggetto di bando, potevamo benissimo sceglierne un altro per le politiche antiracket. Non era così, però voglio giusto dire una cosa: la cosa centrale è questa. Se tu hai un gruppo di giovani, no? E nei tuoi comizi, nelle tue campagne politiche, eccetera, tu, come tutti gli altri politici, dici di voler favorire le politiche giovanili, di voler dare spazio ai giovani, eccetera, e poi alla prima occasione che si presenta mandi avanti un gruppo di pensionati col soldo in saccoccia e con una vita alle spalle, perché di questo si tratta, ok? Allora sei il primo a farti carico della responsabilità della fuga di questi giovani dal tuo territorio. Non puoi poi andare a raccontare palle in giro. Allora, tentando un po' di epurare insomma questo giudizio, che ovviamente è un po' tagliente, ma da chi insomma l'ha vissuto in prima persona ce lo si può aspettare. C'era questa occasione di dare uno spazio pubblico a più associazioni che avrebbero potuto in questo spazio realizzare un po' di tutto, anche in base appunto alle proprie competenze e peculiarità. Possiamo immaginare dai concerti ai cineforum e quant'altro. Questa occasione è sfumata e speriamo, allora lanciamo anche noi stessi un appello affinché si possa, tra virgolette, recuperare, visto che comunque avete partecipato ad un bando, ad un avviso, che si possa magari riaprire mettendo però all'asta, tra virgolette, qualche altro edificio, anche perché credo ce ne siano diversi, anche confiscati e non utilizzati. Veramente tantissimi. Io mi feci dare la lista in comune dei locali pubblici a Lamezia. C'erano tantissimi, tutti inutilizzati, non solo quelli confiscati alle mafie, ma anche tantissimi altri, tutti inutilizzati, tutti cadenti, perché poi ricordiamoci che questi spazi, come per esempio il centro di Via degli Oleandri, che era nato come centro diurno per gli anziani, nel frattempo vengono depredati e vandalizzati. Tant'è che furono fatte tantissime interrogazioni consiliari su questo edificio, e oltretutto ad opera del centrodestra, proprio perché questo edificio nel frattempo era stato, come ha giustamente detto Fabrizio, completamente vandalizzato, distrutto, nel senso quel poco che abbiamo lo lasciamo anche nelle mani di chi ovviamente non ha nessun interesse a gestirlo, ma solo a rovinarlo, perché purtroppo ci sono, come dicevamo prima, giovani che vogliono far uscire la città dal grigiore e altri che invece sono completamente
veramente appiattiti su questo status e vogliono mantenerlo, se non anche peggiorarlo. La cosa, così, che fa dispiacere è che tutte queste interrogazioni vengono sempre fatte dall'altra parte politica, che strumentalizza i discorsi, ma poi quando si tratta di si dimentica. Poi questo è purtroppo l'andazzo, è sempre quello, non c'è mai un vero interesse sincero e autentico per le cose. Chiusa questa parentesi politica, però il suo modo di essere, fai bene quindi ad esserlo. Sì. Vorrei lasciarvi con un brano di Fabrizio, magari con un video. Quale vuoi offrire ai nostri telespettatori? Perché non proprio Self-Awareness, che è il brano che Francuzzo, se così possiamo chiamarlo, indicò come quello della maturità stilistica? Ok, allora vi lasciamo alla visione di Self-Awareness e grazie ancora. Grazie a voi, buona giornata.